ha continuato a bere, cioè ora c'è una bella stagione secondo me. Scappa adesso, sempre, ma lo scappo, io che scappo, io calmo. Chiamami sempre con noi, io calmo. Non parlò tutta la giornata, tutta la seretina. Disse tutti gli scusi, e tutti. Hanno passato il processo, sia. E cioè, ci siamo calati, per difendere a corpo, un carabiniere. Allora, se dovete ammazzare, ammazzare la panna per avanti. Minchia, si tengo tutto. Allora. Franchi voi, ok! Minchia subito, magari! Subito! Una minchiata quando si riesce all'ammazzare. Chi cerca minchia di ora? Qua ci sarà. Non si sa se dovere la famiglia, se bene del caso, se bene del già. Minchia, non sapendo che. Dove tu sei, se riesce la parte. C'è gente che si arroga il diritto di dire che ha condizionato. Che viene appositamente in America. Un signorino che viene appositamente dagli Stati Uniti proprio per condizionare. Lo sappiamo tutti. Chiamano. Chi se lo dice? E non è molti famosi stanno facendo le gaccio, fratto. Ma io voglio sapere quando sta arrivando qualcuno della da banda. Perché mi andate a dire che se non aggiustano le cose non sciacca. Il ricordano era intentato di fare se. O per risolvere ufficio. Nella notte i carabinieri stanno dando esecuzione a misure cautelari in carcere disposte dalla procura distrettuale antimafia di Palermo nei confronti di appartenenti alla famiglia mafiosa di Torretta, facente parte del mandamento di Passo di Rigano della città di Palermo. Si tratta di un'attività investigativa prolungata che ha dimostrato le relazioni tra i mafiosi e tra i mafiosi italiani e quelli degli Stati Uniti d'America, ma ancora una volta una penetrazione opprimente nel tessuto economico della comunità e un inquinamento anche delle istituzioni locali. I carabinieri con le indagini cercano di liberare e di dare dignità a una comunità che troppe volte, per troppo tempo, è stata sotto una pressione di una cappa insopportabile da parte della mafia.